una mano è arrivata dal Parlamento con il Salva Napoli, questo emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e dal PD. Innanzitutto, che giudizio ne dà? E se questo emendamento, insomma, può essere anche il viatico poi per un accordo più vasto per questo campo largo del centro-sinistra, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali? Innanzitutto dovremmo fare un po' chiarezza. Vi chiedo scusa, ma questo non è un Salva Napoli. Perché se fosse il Salva Napoli era un'altra norma. È una norma positiva che riguarda allo Stato oltre 1.000 comuni, come ha detto il governo, e ne poteva riguardare almeno altri 2.000, quindi mezzo paese. La Corte Costituzionale non è intervenuta su Napoli, ma è intervenuta su una legge dello Stato, la cui legittimità costituzionale ha prodotto effetti, poteva produrre, potrebbe ancora produrre effetti devastanti nei confronti di tantissimi comuni, tra cui Napoli. Se fosse stata legge Salva Napoli ci sarebbero state altre norme che noi anche avevamo proposto e che non ci sono. Quindi noi guardiamo con apprezzamento, e lo dico anche come vicepresidente dell'ANCI, oltre che come sindaco di Napoli, con apprezzamento la volontà del governo e dei due relatori di portare questa norma nel dibattito della conversione del milleproroghe, nella consapevolezza che si evita il baratro, ma siamo ancora molto lontani dalla luce, ad esempio, nell'affrontare i debiti storici dei comuni. Ecco, se ci fosse stato, faccio giusto un esempio per far comprendere anche al cittadino, un provvedimento che stralciava il debito storico del comune di Napoli come è stato per Roma, allora non dico salva Napoli, però si poteva dire che era una norma per Napoli. Quindi questa non è una norma per Napoli. Per il resto invece questo dibattito sulla norma è completamente indipendente e quindi, come dire, spazzo via con nettezza ogni allusione di chi pensa che ci siano accordi o accordicchi, non c'entra proprio nulla. Invece la nostra dialettica politica è trasparente, come è stata per Ruotolo, adesso lo è e lo sarà anche per le regionali, per provare a lavorare alla costruzione di una coalizione civica regionale forte, autorevole, larga, senza steccati precostituiti, con un candidato presidente, donna o uomo credibile, che superi la vetustà del Caldoro De Luca, che apri un fronte anche ai movimenti, alle reti civiche, alle associazioni, al Laboratorio Napoli, e ovviamente noi siamo disponibili e ci stiamo anche lavorando. Adesso bisogna vedere che disponibilità c'è, soprattutto nei due partiti che in questo momento rappresentano la maggioranza di governo, se hanno la voglia di fare un passo avanti, non indietro, perché io lo considero un passo avanti, e mi riferisco a Zingaretti e Fico in particolare, anche Di Maio, però insomma, credo che adesso ci sia un ragionamento che debbano fare soprattutto Zingaretti e Fico. Bisogna avere coraggio. Questa è una delle fasi che poi bisogna capire se c'è in politica il coraggio o non c'è.